Allora, buonasera, è abbastanza anomalo il fatto che un'organizzazione sindacale convochi un incontro per discutere di un appuntamento elettorale. Noi non siamo interessati tanto al piano delle alleanze, delle coalizioni, siamo qua soprattutto per riprodurre, forse per l'ennesima volta, anche se aggiornato, nel contesto che stiamo vivendo, il programma sociale, la piattaforma che l'Unione Sindacale di Base propone in vista del prossimo appuntamento elettorale, ma ovviamente sulla scorta delle esperienze che abbiamo vissuto. Noi veniamo da esperienze nelle quali alcune delle richieste, delle rivendicazioni, delle linee di intervento che l'Unione Sindacale porta avanti da tempo. Io cito i tre pilastri, le tre questioni di fondo. L'attenzione alle periferie, che è il luogo dove vive la maggioranza dei cittadini romani e non il centro degli affari. La questione delle disuguaglianze sociali, il ritorno all'economia pubblica. La gestione pubblica dell'economia come condizione fondamentale per il rilancio della città. Questi tre pilastri che costituiscono i punti di riferimento della nostra piattaforma e che alla luce dell'emergenza del Covid acquistano ancora maggiore rilevanza sono le questioni che in una forma o nell'altra noi portiamo avanti da tempo, sia attraverso le vertenze sui posti di lavoro che nella battaglia generale nella città. Quante volte ci siamo sentiti dire nelle campagne elettorali che c'era attenzione rispetto a queste problematiche che poneva l'Unione Sindacale di Base? Sono state tante, ma sono state sempre sistematicamente disattese. Perché sono state sistematicamente disattese? Io non vado tanto lontano nel tempo perché altrimenti la ricostruzione sarebbe lunghissima, ma certamente questo andare almeno all'esperienza del sindaco Marino, la figura attraverso cui il PD si ripresentava alla città con un volto, diciamo così, presentabile, che però poi portò quell'amministrazione che incappò anche nella vicenda di Mafia Capitale a rispecchiare esattamente le linee guida che il governo Renzi imponeva alla città. Poi c'è stato l'intermezzo di Tronca, dove si ripristinò il rigore della gestione economica e poi arrivò, diciamo così, l'apparente grande cataclisma del Movimento 5 Stelle, il grande successo nelle periferie, un'amministrazione monocolore come non si vedeva da non so quanto tempo, con un'aula Giulio Cesare in mano a un solo partito, i municipi in mano a un solo partito e la grande novità. Lo stesso partito che governava la città al governo del paese, sia nella formula del Conte 1 che nella formula del Conte 2. Ma le aspettative che erano state suscitate nella città e in particolare nelle periferie, le promesse e i cambiamenti che si dovevano produrre, sono avvenuti? Ci sono segnali che dicono che siamo andati in quella direzione oppure quel processo si è fermato? Noi tentammo, diversi ormai anni fa, all'inizio della nuova amministrazione, di fare pressione, ma in una forma, secondo noi, intelligente. Era quella di provare a sostenere con una spinta sociale quelle istanze di cambiamento che avevano trovato sfogo con un risultato elettorale assolutamente clamoroso. Ma non c'è stato più ascolto, non c'è stata disponibilità. Una delle nostre battaglie sulle quali come organizzazioni sindacali siamo più affezionati, la reinternalizzazione dei lavoratori e dei servizi privatizzati in modo diffuso in questa città. Eppure l'amministrazione che si insedia inaugura la sua attività privatizzando i canili. E poi ovviamente fermando
i processi che avremmo voluto invece vedere e che stavano scritti nei piani elettorali. Certo, non c'è stata la privatizzazione di ATAC, molto voluta dall'altro partito che oggi sta al governo, che si è battuto anche per un referendum in cui speravano di ottenere dalla cittadinanza il sostegno alla privatizzazione dell'azienda. Ma il fatto assurdo è che siamo in presenza di un'azienda, quella dei trasporti, dove già c'è un processo di privatizzazione che va avanti da tanti anni, non solo perché è una società per azioni, ma perché ci sono almeno 80 ditte e aziende che svolgono funzioni e attività che non sono più controllate direttamente da ATAC e che sono in mano alla gestione privatistica e che costituiscono, a nostro avviso, uno dei fattori che ha condizionato negativamente la vita di quell'azienda, senza considerare poi l'introduzione del privato nella gestione delle linee, già più di un 20% sul territorio romano. Però magari di questo poi parleranno altri, però è un indirizzo di fondo. Allora, chi gestisce la città, chi si candiderà alle prossime elezioni comunali, noi lo vogliamo chiamare a misurarsi sul programma, ma anche ad una condizione fondamentale. Non è bastato nemmeno il controllo totale del governo della città, ripeto, una giunta monocolore e un governo dove siedono in maggioranza ministri dello stesso partito, a favorire la realizzazione di quel programma con cui si era andati a prendere il voto e lo si era raccolto soprattutto nella periferia. La questione delle periferie è bene chiarirci. Il centro, questo non è un processo solo romano, è un processo mondiale, è un processo che riguarda tutte le grandi metropoli, in Italia riguarda sicuramente tutte le grandi città. Il centro diventa il luogo degli affari, il luogo appetibile, il luogo da mettere a disposizione dell'imprenditoria, spesso anche internazionale, del mondo delle multinazionali. Una città come Roma, con un centro storico così grande e così pregiato, è un'enorme occasione. Negli anni questo ha prodotto un innalzamento degli affitti e dei costi degli appartamenti e degli immobili e quindi l'inevitabile spopolamento. La popolazione romana è andata a vivere nella semiperiferia, nella periferia, nell'estrema periferia. È là che troviamo i cittadini ed è là che è assente l'intervento dell'amministrazione locale, che siccome è taglieggiata da un sistema di regole di natura economica e finanziaria sui bilanci, per cui deve cercare fondi, deve cercare capitali, li deve andare a cercare dai privati, si mette al servizio di questa logica di mercato. La città di Roma è stata il centro turistificato, cioè è stato messo al servizio, e un quartiere per esempio come San Lorenzo, che non è centro-centro, ma sicuramente è un quartiere limitrofo al centro, completamente in mano alla logica di Airbnb, per cui i sanlorenzini non esistono più. Sono andati a vivere in estrema periferia, si sono affittati i loro appartamenti per recuperare reddito lì dove l'avevano perduto, il quartiere è morto. Questo è un processo diffuso nella città con effetti drammatici e dal punto di vista del costo dei nostri degli immobili e quindi dell'impraticabilità di questo mercato. A questo se ci aggiungiamo il dramma nella città di Roma, e in un posto come questo tanto più risaputo, cioè il fatto che non si costruiscono case popolari, che non c'è spazio per i redditi bassi e il diritto alla casa, è un sistema che porta a mettere la città al servizio del mercato. Ma questa cosa c'ha un altro riflesso: i servizi vengono concepiti per il centro, ma i costi ricadono sul resto della popolazione, le inefficienze ricadono sul resto della cittadinanza. Già Roma è stata costruita nel corso del secolo scorso con questa logica: si è andati appresso la rendita,
si è allargata a dismisura la città che è diventata la più grande d'Europa, l'estensione, la superficie di questa città è la più grande in Europa, e ovviamente i servizi a rete costano molto di più su un territorio sterminato come quello della città di Roma. La logica era andare appresso alla rendita, alla proprietà fondiaria. Questo significa che è la storia di Roma che è maledettamente vincolata all'idea che è il mercato, che sono i proprietari, che è il privato quello che condiziona la vita della città. Allora, il nostro è un programma che vuole rompere con questa logica, che vuole invertire la tendenza, ma che sa che le regole che sono state costruite nel modo di gestire il debito, per esempio, dell'amministrazione comunale, le regole sul sistema assunzionale, le regole sulla gestione dei servizi pubblici, sono regole funzionali al decadimento di queste strutture e a favorire l'ingresso sempre più crescente del privato nella gestione della città. Quindi chi governa o fa uso di una forza sociale e popolare per rompere questo sistema, o è costretto, anche se aveva un programma apparentemente che andava in una direzione diversa. Noi rimanemmo colpiti favorevolmente quando i giornali scrissero all'indomani dell'insediamento della nuova giunta che nell'aula Giulio Cesare i costruttori non avevano più nessuno con cui parlare. Era una bella notizia, che però io non so se oggi saremmo in grado di continuare a scriverla, perché nel tempo sono cambiati gli equilibri, sono cambiate le condizioni, lo stadio si torna a fare ed evidentemente è di nuovo passata la logica che gli affari, che l'economia di mercato e il privato serve, è utile, favorisce lo sviluppo della città. Allora, quelle forze che si presentano al prossimo appuntamento elettorale ovviamente ci diranno tante cose belle, sulle quali ovviamente noi abbiamo ormai acquisito una, come dire, sana e determinata diffidenza. È evidente che continuare a pensare di poterci fidare dei programmi che ci racconteranno, però intanto vogliamo aprire la discussione, la vogliamo aprire dentro l'organizzazione sindacale. Noi da tempo avevamo preparato una nostra piattaforma, ripeto, nella vicenda del coronavirus abbiamo notato delle conferme, se c'era bisogno di pubblico ieri, oggi c'è bisogno molto di più. Oggi abbiamo scoperto di essere vulnerabili di fronte alla diffusione del contagio, la carenza di strutture pubbliche nel sistema sanitario costituisce un vulnus e un pericolo. Non è più solo un problema di tasca, è un problema di vita, è un problema di sopravvivenza più crudo di quello che vivevamo ieri. Quindi il ritorno dell'esigenza del servizio pubblico come unica arma di protezione della popolazione ha acquisito adesso una centralità. Oggi ci sentiamo di dire non è più solo un'idea di una minoranza ostinata, testarda, che non ha cambiato idea. No, adesso forse è senso comune molto più ampio. E però nonostante che sia senso comune molto più ampio, proseguono sulla stessa strada di sempre, non è che hanno cambiato linea, ci hanno sparato grandi discorsi di cambiamento, poi nella pratica si continua a procedere sul piano del sostegno alle aziende private, e questo non è solo un fenomeno politico ma addirittura sindacale. Non so se Michela interverrà, la vicenda del contratto della sanità privata e della spinta delle organizzazioni CGIL e CISL e UIL a finanziare la sanità privata, quella che se abbiamo bisogno ci lascia morire, perché per loro quello che conta è far soldi, non proteggere la popolazione. E questo è uno dei tantissimi esempi che potremmo fare. Allora, questa è la nostra proposta, l'abbiamo scritta più volte, abbiamo una piattaforma regionale, non voglio annoiarvi più di tanto. Le nostre questioni, le riassumo, sono prima la periferia,
cioè è lì che sta il programma e l'agenda politica di un'amministrazione che guarda alla cittadinanza piuttosto che gli affari. È la periferia il piano di intervento, è dove vive la gente. Il ritorno al pubblico, lo sviluppo dell'iniziativa pubblica, il rilancio occupazionale nei settori pubblici, le aziende di Roma Capitale, come l'amministrazione in sé. Quanta carenza si è costruita nel corso degli anni a causa del blocco del turnover e del fatto che le piante organiche sono andate via via riducendosi. E poi, questione delle periferie e il tema delle disuguaglianze. Sono gli stessi uffici statistici dell'amministrazione comunale che ci raccontano che Roma è la capitale del lavoro povero. Cioè si è diffuso un sistema di lavoro nella nostra città dove vige la regola del basso salario, della decontrattualizzazione, del part-time obbligatorio e involontario, cioè, e questo è diventato il metro più diffuso del lavoro che c'è nella nostra città. Allora, un piano di cambiamento comporta un intervento in queste tre direzioni. Combattere il lavoro povero, combattere i bassi salari, combattere la precarietà con assunzioni intanto nel settore pubblico, perché lì c'è la soluzione di tanti dei servizi e dei problemi della città. Ripristino della logica per cui le amministrazioni rispondono alle esigenze della cittadinanza, non rispondono agli interessi del mercato. Questo vale su tante questioni. La voglio dire per ultima, perché è una questione che a noi è stata sempre molto a cuore, poi siamo in questo posto, la questione della casa. È abbastanza, scocciante sentire improvvisamente la sindaca di Roma accorgersi, ormai in extremis, che c'è il problema della casa. Ha lanciato il piano straordinario per i 25 miliardi da prendere del recovery fund e tra queste questioni c'è la questione della casa. Siamo contenti, però diciamocelo francamente, non è che può venirci a prendere in giro quando abbiamo chiesto anche una sua presenza qua diretta a San Basilio e non la finta di venire a inaugurare, non mi ricordo che l'illuminazione, ma di venire a discutere con i cittadini che erano stati schiaffeggiati da quel rastrellamento che ci fu qualche mese fa e che fu una delle vergogne di questa amministrazione. La questione della casa resta problema drammatico. Non c'è stata una sola amministrazione, di destra, di sinistra o l'attuale 5 Stelle, che sia stata capace di produrre un'inversione di tendenza su questo terreno. Veramente, se volessimo utilizzare un termometro per valutare le amministrazioni nel corso di questi anni, potremmo dire che tutte al servizio dei costruttori, della proprietà, e tutti se ne sono fottuti della gente dei quartieri. Invertire la tendenza è un passaggio che si fa partendo da una relazione dal basso. Quindi il programma per noi è anche una piattaforma di lotta, è un piano d'azione, ma è anche un'occasione di confronto che abbiamo voluto costruire con associazioni, movimenti e con forze politiche nella città. Grazie. Grazie.